Ciao ragazzi, oggi vediamo cosa sono i riferimenti relativi. Lo facciamo con un semplice esempio. Nella tabella a fianco ho segnato i voti ricevuti dai 6 candidati a rappresentanti degli studenti nelle 3 prime. Nelle righe ci sono i 6 ragazzi, nelle colonne le 3 classi. Ogni cella indica quanti voti ha ricevuto ogni ragazzo in una classe. Carlo ha ricevuto 9 voti in prima A, Barbara ha ricevuto 7 voti in prima B. Voglio calcolare i voti totali ricevuti da ogni ragazzo. Scrivo quindi totale nella cella G3 e poi sposto il cursore sulla cella G4 per calcolare i voti totali ricevuti da Alessandro. Uso una semplice formula. Le formule, ricordate, iniziano sempre con uguale, quindi scrivo uguale. Poi, invece di scrivere D4, seleziono la cella e poi scrivo più. Poi seleziono la cella E4, poi scrivo più e poi seleziono la cella F4. Adesso confermo la formula premendo invio. Ora torno sulla cella G4. Nella barra della formula troverò scritto D4 più E4 più F4. Nella cella invece c'è scritto 10. 10 è il risultato. 10 è il numero di voti ricevuti da Alessandro in totale nelle 3 classi. Adesso devo ripetere il procedimento anche per gli altri ragazzi, ma invece di riscrivere la formula per altre 5 volte, utilizzo il copia e incolla di Excel. Il copia e incolla crea dei riferimenti relativi, cioè se sposto la formula, si spostano allo stesso modo anche i riferimenti alle celle coinvolte. Posiziono il cursore sulla cella della formula e seleziono copia. La cella viene evidenziata, vedete? Adesso seleziono tutte le celle che devono contenere la medesima formula e seleziono incolla. Premo invio per conferma ed ecco i risultati. G4 contiene il risultato di D4 più E4 più F4. La cella G5 si è trasformata in D5 più E5 più F5 e così via. I riferimenti si sono spostati relativamente alla nuova posizione della formula. È bastato un copia e incolla. Semplice, no? Adesso provate voi. Io ho calcolato i voti totali ricevuti da un ragazzo e ho copiato e incollato la formula per gli altri ragazzi. Voi invece potete provare a calcolare il totale di voti di una classe e copiare e incollare la formula per le altre classi. Scommetto che ci riuscirete. Ciao ragazzi, alla prossima!